Ciao amici di YouTube, oggi continuiamo con la seconda lezione di spagnolo, ok? E dopo vi lascio il link se non avete visto la prima parte, ok? Quindi iniziamo. Non so se... ok. Non so se carica. Ok, perfetto. Prendo proprio questo. Ok, sì. Ok, andiamo. Iniziamo con... l'altra volta abbiamo visto alcune frasi, ok? Come il ciao, hola, per salutare, ok? Quando ce ne andiamo non è hola, se no è hasta luego, adios, e queste cose, ok? Comunque nell'altro video lo potete vedere. Poi abbiamo visto l'alfabeto, eccetera, alcuni giorni della settimana e i numeri, ok? Dall'1 al 20. Questa volta guardiamo un attimo, iniziamo con alcuni verbi, ok? Due, iniziamo con due, ok? Vediamo, è il verbo essere e il verbo avere, ok? Nel verbo essere gli spagnoli hanno due forme, ok? Il ser e star, ok? Che il ser è una cosa più fisica, mentre star è passeggera, una cosa che non dura, ok? Che può cambiare. Questo è il verbo il ser, ok? Il verbo essere nostro, ok? Io soy, tu eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ella, ustedes son. E dopo il verbo estar, io estoy, tu estás, él, ella, usted está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos, ella, usted están, ok? Quando si usa, per esempio, io soy italiano, y estoy en Italia, ok? Perché dell'Italia io posso cambiare, ok? Io sto in Roma, però posso anche essere a Torino, a Milano, ok? Estoy. Io sono italiano, y estoy in questo momento, io sto ora, adesso, a Roma. Ok? In Roma. E eccetera. Ok? Questo è il verbo. Bisogna un po' di pratica. Ok? La prossima lezione, più avanti, lo vedremo meglio. Ok? Il ser e star. Dopo c'è il verbo aver e tener. Ok? Si usa molto il verbo tener, al contrario dell'italiano. Ok? Il verbo aver es io, e tu as, el, egli, usted. O hai, ok, bueno, già vedremo questo. Nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ella, ustedes han. Il verbo tener, io tengo, tu tienes, él, ella, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Ok, la stessa cosa passa con il verbo essere, anche il verbo avere ha queste due cose, avere una cosa fissa e tenere. Tenere lo usiamo per esempio, io ho 22 anni, 25, 30, non usiamo il verbo aver, sino il verbo tenere. Io tengo 25, 22, 30, 40 años, ok? Non si può dire io e 20, 25, ok? Però già lo veremos. Mese dell'anno, vale? L'altra volta abbiamo visto il giorno della settimana che lo rivedremo e iniziamo con i mesi, ok? Enero, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Questi sono difficili per l'italiano, ok? È la J, la J, come diciamo in Germania, ok? Simile. Quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, ok? Bueno, no, non tanto sono l'italiano, però è settembre, settembre, ottobre, ottobre, novembre, novembre, dicembre, dicembre, è simile, ok? Il giorno della settimana che abbiamo visto l'altra volta, ok? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y el weekend se dice el fin de semana. Ok? Fin de semana. Ok?
Y hoy vemos los colores, ok, colores, amarillo, lo potete vedere, amarillo, naranja, rojo, morado, azul, luego azul celeste, que, okay, que azul, luego el azul más claro, ¿vale? El azul celeste, ok. Pero bueno, en teoría es azul, ok, vemos el azurro y el blu. El blu sarebbe el azul. Y l'azzurro sarebbe l'azzurro celeste, ok? O l'azzurro claro. Luego tenemos il verde, il rosa, gris claro, gris oscuro, marrón, blanco y negro, ok? Algunos dicen café, el marrone dicen café, però bueno, il colore è marrone. Un attimo, che non so se era l'ultimo. È l'ultima, ok, perfetto. Quindi per adesso ci fermiamo qui, ok? Questa è una piccola parte, ok? E già vedremo altre frasi, vediamo se qualche esercizio del essere stare, aver, tener, eccetera, ok? Questo per il momento è tutto. Ci vediamo nella prossima lezione. Ciao ciao!